Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di letteratura. Oggi conosceremo Alessandro Manzoni. Vi siete già iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Alessandro Manzoni nacque a Milano da una famiglia nobile nel 1785. Sua madre è niente meno che Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, l'autore di Dei delitti e delle pene. Suo padre è Pietro Manzoni. Ben presto, Alessandro fu allontanato dalla famiglia ed entrò nel collegio di Merate dei padri Somaschi, dove ricevette la sua prima educazione. Prima di partire, la madre, Giulia, lo accompagnò a salutare il nonno. Fu loro ultimo incontro. Alessandro non lo vedrà mai più. Alessandro si appassiona, nei diversi collegi religiosi lombardi che frequenta, agli studi di autori classici, soprattutto Virgilio d'Orazio, ma si accosta anche al pensiero di Cuoco, di Parini, di Alfieri, legge Foscolo e Monti, a cui fa leggere anche le sue prime composizioni. L'educazione rigida che riceve in questi primi anni lo avvicina a posizioni anticlericali e liberali. Nel 1792 Giulia Beccaria e Pietro Manzoni si separarono e 2 anni dopo la madre di Manzoni lasciò Milano in compagnia di un altro uomo, Carlo Imbonati, stabilendosi a Parigi. Nel 1805 Alessandro ebbe così l'opportunità di raggiungere la madre a Parigi, poco dopo che il compagno Carlo era scomparso. Riallacciò con Giulia un legame profondo ed entrò in contatto a Parigi con l'ambiente degli eredi dell'Illuminismo, ma respirò anche l'atmosfera romantica. Frequentò lo storico francese Thierry, da cui trarrà l'idea fondamentale per la sua produzione artistica dell'esigenza di una storiografia che nella sua indagine non sia attenta solo ai governi e ai regnanti, ma anche alle masse. Nel 1808 sposò con rito civile Enrichetta Blondel, calvinista, figlia di un banchiere ginevrino. Dopo il matrimonio, Alessandro recuperò il suo sentimento religioso, anche perché Enrichetta si era avvicinata al cattolicesimo e nel 1810 si convertì a sua volta al cattolicesimo. In realtà aveva sempre conosciuto il cattolicesimo fin da piccolo, ma ne aveva prese le distanze. Nel 1813 acquistò il palazzo di Via Morone a Milano, dove si trasferì con la famiglia. Qui condusse una vita ritirata, dedicandosi alla famiglia e all'attività letteraria. Nel marzo del 1821, dopo i moti insurrezionali piemontesi, compose l'Ode Marzo 1821. Iniziò la stesura del suo capolavoro, un romanzo storico, a cui diede titolo di Fermo e Lucia. Dopo un viaggio a Firenze, ne avviò la tormentata revisione linguistica e produsse una seconda minuta, sino a giungere a una prima pubblicazione del romanzo nel 1827, l'edizione ventisettana, con il titolo dei Promessi Sposi. Tra il 18 e il 20 luglio compose di getto il 5 maggio. La sua vita fu toccata da molte esperienze dolorose e a partire dal 1833 morirono sua moglie e poi alcune delle sue figlie. Alessandro si risposò una seconda volta nel 1837 con Teresa Borri. Iniziò a questo punto una nuova fase della sua vita, nella quale Manzoni fu molto ammirato dalla borghesia milanese. Nel 1842 pubblicò l'edizione definitiva del romanzo I Promessi Sposi, a cui aveva continuato a lavorare. Seguì con interesse i moti del 48 e, nato il Regno d'Italia nel 1861, ne divenne senatore. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò a studi di carattere linguistico. Morì a Milano nel 1873. Ora tocca a te. Osserva attentamente questa immagine. Viene rappresentato il grande compositore Verdi. Fai una veloce ricerca in rete. Verdi
e la messa di Requiem. Di che si tratta? Che cosa significa l'espressione sciacquare i panni in Arno? Perché viene riferita alla revisione dei Promessi Sposi? Sai dove è sepolto Manzoni? Cerca un'immagine della sua tomba. Che cos'è? Il famedio? Scrivi le informazioni che hai raccolto sul tuo quaderno e una volta tornato in classe, confrontati con i tuoi compagni. Arrivederci, non dimenticate il like, ragazzi. Alla prossima lezione, a presto.